Ormai abbiamo raggiunto circa 235.000 abitanti, contiamo di arrivare intorno ai 280, speriamo di annoverare tra questi quanto prima anche la città di Macerata, e poi dopo dobbiamo arrivare al punto di qualificarlo, che significa poi poche cose, significa far sì che l'utente si senta da un lato, come dire, meglio controllato, ma solo per non sbagliare, perché quei tanti cittadini che fanno bene il loro lavoro non siano in qualche modo vanificati negli sforzi, e l'altro è quello di premiarli. Quindi attiveremo un sistema di controlli che faremo come campione come Petriolo, che in cui il sacchetto verrà in qualche modo identificato, e si identificherà il sacchetto, i vari sacchetti, i vari colori all'utente. Poi avremo il sistema di premialità, cioè l'utente può sbagliare, ma può anche darci poco rifiuto, magari molto più rifiuto solido indifferenziato rispetto al differenziato, e anche quello è un sistema di premialità che dobbiamo dare. Quindi da questo punto di vista l'altra attivazione, come dire, l'altra iniziativa è quella di mettere in giro degli ispettori ambientali, sono dei controllori e anche dei sensibilizzatori. Manca all'appello il comune di Macerata. Vi state muovendo? A che punto è e che discorsi sono stati avviati? Ci stiamo muovendo, noi speriamo che anche Macerata si allinei, vorremmo arrivarci in tempi rapidi, io credo che ci sia la possibilità di arrivarci, ma anche prima dell'estate. Attiveremo un sistema che tenga conto del fatto che Macerata ha una sua peculiarità, che è quella di un centro storico difficile, con popolazione studentesca, con tutta una serie di difficoltà molto difficili e molto diversa tra l'altro dalle frazioni, da Piedripa o da Fossa Costa o da Potenza. Quindi dovremmo fare un servizio, e l'abbiamo studiato già per la verità, un servizio differenziato, però il fine è quello, il fine di arrivare anche a Macerata, magari nell'ambito fuori dalla trattativa SMEA, a fare un porta a porta in modo che l'intera provincia abbia un sistema unico, vuol dire qualificato e altamente controllato.